Il nostro voto per un'Italia forte in Europa non può che andare a destra e non può che andare a Francesco Rizzo, che non ha scoperto oggi la parola sovranismo, che ha sempre creduto negli ideali del coraggio, della dignità, della lealtà, della coerenza, che si è sempre battuto e dunque in Europa avrebbe sì tanta forza per battersi per gli interessi della nostra nazione. Vi chiedo dunque un voto per l'avvocato Francesco Rizzo, che io stimo tantissimo e lo stimo proprio per il coraggio che nelle battaglie che da oltre 20 anni, credo, conduce, ha sempre dimostrato. Il coraggio delle proprie idee e il coraggio di essere sempre a destra, non ondivago, non oggi qui e domani di lì, ma sempre nella propria casa a difendere ciò che tutti dovremmo difendere e che tutti possiamo difendere domenica con la nostra penna, l'orgoglio di essere italiani. Grazie. Per il quale vengo a portare il mio mattoncino al cantiere. Vi dico questo, il piacere di essere qui, ve lo spiego brevemente ma davvero con il cuore, nasce dal fatto che, come molti di quelli che riconosco vicino a me e alcuni di quelli che riconosco anche nei volti della piazza, nasce dal fatto che io ho imparato a vivere la politica così. A me piace questa politica, non amo la politica del nulla di oggi, quella che passa attraverso l'etere, quella delle stupidaggini che passano attraverso Facebook, quella dei tweet che si rincorrono e dove una cosa in pochi minuti cancella l'altra, dove tu puoi dire una cosa e il giorno dopo dire l'esatto contrario e non te lo rinfaccia nessuno. Io non credo nella politica banale, non credo nelle cose che non durano, non credo nelle cose fatte solo attraverso via etere o fatte di plastica, credo invece negli uomini e nelle donne, credo nel sorriso, credo negli occhi nei volti che riconosco, credo nelle voci che ti convincono, credo nelle azioni che ti convincono, credo nella coerenza che ti convince. Io credo che la politica possa essere ancora una cosa nobile, non è vero che è una schifezza regalata ad alcuni. Io personalmente non ho mai creduto che fosse soltanto una sorta di atto teatrale dove uno va a recitare più o meno bene a seconda della capacità che ha di farlo. Non è tutta una recita. C'è chi ci crede invece, c'è chi ci crede e impronta il suo vivere, il suo fare ad un modo di essere e ad un modo di interpretare la vita, il mondo, la sua Italia. Perché vi dico sono contento di essere qua con voi? Perché io riconosco, a me piace, mi piace imparare, riconoscere i diversi dialetti, le diverse inflessioni, ritrovarmi tra la gente che parla quella mia stessa lingua, che ha quegli stessi valori comuni che ci fanno italiani. Lo diceva Dante Alighieri 700 anni fa nel De Vulgari Eloquentia: abbiamo semplicissima signa, abbiamo segni semplicissimi e profondissimi che ci fanno italiani. Perché? Perché siamo figli di quella cultura, perché intendiamo, perché parliamo la stessa lingua, ma la lingua è un insieme di valori, un insieme di cose. Io mi sento fieramente italiano tanto quando sono qua in Sicilia, tanto quando come ero stamattina ero in Calabria, o ieri ero in Basilicata, sto facendo questo tour d'Italia insieme ai candidati che rappresentano il nostro movimento, rivendicando prima di tutto sovranità. Sovranità che cos'è? La Costituzione recita: la sovranità appartiene al popolo e vorremmo che fosse il popolo per davvero essere sovrano. E questa Europa, ripeto, non solo non ci soddisfa, sta diventando una gabbia. E allora in questa Europa bisogna andare e alzare la voce, e gridare e rivendicare sovranità, quella che abbiamo perduto. Che cos'è la sovranità? Non soltanto appartiene al popolo, come dicevamo, ma la sovranità è soprattutto ridiventare padroni a casa propria. Noi siamo sempre meno padroni a casa nostra, le chiavi di casa di fatto le abbiamo perse e questa Europa è diventata un incubo anziché essere il sogno che immaginavamo. E allora bisogna avere il coraggio di dirlo e di cambiare. E chi lo può fare se non chi è portatore di un modo di intendere, di vedere profondamente nazionale, come vedi il tuo paese? Così io sogno e continuo a sognare un'Italia che è protagonista.
Io non penso che noi, ma non soltanto per retorica, ripeto, per la storia, per ciò che siamo stati, ma per quello che siamo e per quello che dobbiamo essere. Noi dobbiamo continuare a sognare un paese che progredisce, un paese che cresce, un paese che va avanti. E se un paese invece dove drammaticamente, pensateci, la crisi demografica, che in realtà è globale ed europea, cioè del continente europeo, ma che in Italia è tanto più forte. In Italia, guardate, la donna italiana, la media demografica della donna italiana ha un figlio .3, la media è questa, è della più bassa d'Europa. Voi sapete che i demografi ci spiegano che semplicemente per mantenere inalterato il livello della popolazione tu dovresti averne 2.2. Noi abbiamo una crisi demografica profonda, per cui ogni anno, senza che ce ne accorgiamo, scompare una città come Messina. Noi ogni anno abbiamo, non solo nascono, pensate che nascono in Italia, lo scorso anno sono nate 460.000 persone, ne nascevano di più quando abbiamo fatto l'Unità d'Italia nel 1861, e l'Italia all'epoca aveva 25 milioni di abitanti, non c'era, mancava Trieste e Trento, per cui abbiamo fatto, ed era un'Italia molto più piccola. E muoiono 200.000 persone in più all'anno. Facciamo studiare i nostri giovani nelle università, le nostre famiglie investono per creare futuro, le nostre famiglie, la nostra migliore gioventù se ne va. Un tempo si diceva vanno via dal meridione per andare al settentrione, non è vero. Sentite il mio dialetto, no? Però vi dico che il Veneto è la seconda regione d'Italia per emigrazione giovanile. E vanno in Germania, vanno in Gran Bretagna, vanno negli Stati Uniti, vanno in Canada, vanno in Australia. E nel compenso, e nel frattempo, che cosa avviene? Che importiamo tutto ciò che è possibile affrontare e importare. E qua in Sicilia soprattutto, lo vedete, perché siamo diventati il refugio, un peccatorum di tutto il Mediterraneo, di tutto quello che arriva dall'Africa. Questo vuol dire, per capirci, che se sempre i demografi di cui vi parlavo hanno ragione, tra il 2045 e il 2050 noi avremo una popolazione italiana che sarà fatta per metà di italiani e per metà di mezzosangue. Questo non è un discorso razzista, non è niente a che fare con il razzismo, è un discorso che parla di identità. Quando si parla di identità europea e di identità italiana, di identità europea, io ci tengo, ci terrei, quando tornerò la prossima volta qua o quando ci verrà mia figlia, vorrei vedere ancora i nostri campanili, vorrei vedere le nostre chiese, se possibile non il muezzin, vorrei riconoscere la stessa lingua, vorrei riconoscere la mia tradizione, vorrei riconoscere i miei valori che hanno fatto grande questo paese. E noi tutto questo, tutto questo è rivendicare sovranità, non è un fatto banale. La sovranità non è qualcosa che deve spaventare qualcuno, è semplicemente un richiamo a un'identità forte, un'identità nazionale che è nel messaggio storico della destra. E io ho anche esagerato perché avrei dovuto parlare molto di meno, e questa è la serata di Ciccio Rizzo invece. Che cosa sono venuto a dirvi? In breve, così da lontano. Date fiducia a un uomo come lui, credete a chi crede nella missione della politica, credete a chi crede nelle sue idee, credete a chi non fa le recite, ma chi si è sempre speso in prima persona, anche perdendoci di suo, per capirsi, ma chi si è messo in discussione, chi soprattutto mostra la sua faccia. Io non sopporto i leoni da tastiera, io non sopporto quelli che dicono, insultano, che dicono un sacco di stupidaggine, no. Ascoltate la gente che ha qualcosa da dire, sentite chi ha studiato, sentite chi si mette in campo per davvero ed in prima persona, chi espone la sua faccia, e lo fa per creare un futuro, non solo per se stesso, per i suoi, ma per chi gli sta vicino, la città a cui vuole bene, il paese a cui vuole bene, la piccola e grande patria che rappresenta. Ecco, uno come Ciccio Riccio è un uomo che può dare fiducia, un uomo che dà fiducia perché è tutto questo, e per questo io amichevolmente sono venuto a portare il mio mattoncino per dare anche questo mio piccolo suggerimento, che siete padroni di ascoltare o meno, ma vi giuro l'ho fatto con convinzione, con forza, con fede. Grazie, e la parola a Ciccio Rizzo. Grazie, mi sembrava un istante, è passato un secondo fa, eravamo in piazza, caro Alessandro, eravamo in piazza per una manifestazione studentesca, prima a Barcellona, poi a Messina, poi a Napoli, una manifestazione sull'unità nazionale. Correva l'anno 1996 ed eravamo i ragazzi del Fronte della Gioventù che orgogliosamente manifestavano in piazza per la nostra unità nazionale contro i rischi di secessione per i nostri ideali. È passato un attimo e siamo qui in piazza, e io un po' cresciutello
non più quel ragazzo di allora, tu sei sempre lo stesso, ma noi siamo sempre insieme e siamo qui a parlare di Europa, a Barcellona. È la prima volta che io ho la possibilità di parlare a Barcellona e di questo ringrazio i miei amici di Barcellona. Vedi? I petardi anche, anzi i rauti potremmo dire. Dai, questo è un sabotaggio, esatto, è un'assenza. E siamo qui a discutere di Europa comunitariamente, esatto. E chiudiamo la campagna elettorale qui, con i botti, abbiamo questo orgoglio. E siamo stati un po' ovunque in giro in questa settimana bellissima, in questa settimana di assemblee, in questa settimana di comizi, di piazza, di gente, di opinioni, non attaccati a un computer, non a un tablet. E lo abbiamo fatto parlando di Europa. Bene, è un concetto che sembra assolutamente lontano, eppure quanta dignità nelle persone, quanta dignità nella piazza, quanto calore ritrovato a tutte le latitudini. E abbiamo affrontato questo tema enorme, fantastico. Abbiamo parlato del tema della distruzione. Vedete, per noi è facile ragionare della distruzione dello Stato. Prima esisteva quella forma che era l'autorità centrale, lo Stato. È stata spaccata, travolta, perché non andava bene, era contro la lobby, era contro la multinazionale ed è stata disintegrata. Poi si è passata alla distruzione della moneta perché era necessario rendere tutto unico, omologante, omologato, passivo e si è creato l'euro mostro, come ben dice Giorgia Meloni. Correva l'anno 1994 e poi si arrivò al 2002 per avere una moneta unica. Abbiamo fatto le comparazioni, ci siamo resi conto che abbiamo perso come italiani 4.000 euro pro capite di reddito, mentre nel frattempo la Germania ha 1.200 euro di reddito in più. Abbiamo fatto queste comparazioni, abbiamo distrutto la moneta per rendere più ricchi gli altri, coloro i quali hanno agito con le lobby europee in maniera precisa. Vedete, finalmente l'altro giorno ci siamo resi conto che 5 banche, viva Dio, sono state sanzionate perché avevano fatto cartello fra di loro e avevano fatto usura, perché siamo vittime dell'usura bancaria, di quello che Diego Fusaro ritiene e definisce ancora come il turbo capitalismo e il turbo mondialismo. E noi abbiamo sempre fatto argine con quella che era la nostra radice, la radice dell'identità, la radice della cultura, le grandi battaglie ambientali. Ne parlavamo col grande Eugenio Torre anche l'altro giorno, parlavamo di come oggi la lotta alla plastica sembra un patrimonio per tutti, sembra un valore acquisito per tutti, ma noi da 30 anni a mani nude raccogliamo la plastica nelle spiagge, da 30 anni pensiamo che sia necessario ridurre, riusare, riciclare, ora finalmente questa idea diventa una direttiva europea, ma forse perché qualche lobby nel frattempo si è consorziata e si è resa conto che la plastica è nociva e dannosa, ma noi lo dicevamo e lo facevamo da sempre, non avevamo bisogno di loro. Hanno distrutto il lavoro, abbiamo fatto a pezzi, è facile fare demagogia e dire che ci sarà del nuovo lavoro, ma guardate, ce ne siamo resi conto con la presa per i fondelli del reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, non il lavoro per la cittadinanza. Ma che cos'è questo reddito di cittadinanza? Prendere i giovani o i disoccupati, lasciarli a casa, a morire, ad annoiarsi, ad angosciarsi, a non muoversi e avere il denaro che arriva a casa. Quindi avere il denaro a casa è il reddito, non il lavoro, ma il reddito deriva dal lavoro, non può derivare dal nulla. Ecco perché tantissimi giovani si sono trovati di fronte a questo. E poi alla deportazione, perché se non si accetta l'anno dopo un lavoro in una provincia diversa, bisogna andarsene. Ecco perché è un reddito da deportazione e non da cittadinanza, bisogna andare via, bisogna fuggire. E invece noi tanti anni fa parlavamo, caro Mimmo, del salario minimo d'ingresso, nel senso che ai giovani andava data l'opportunità di lavorare, e diceva qualcuno, a riforestare, a fare servizi sociali,
a lavorare con gli anziani, a lavorare nelle famiglie, avendo quella dignità che dava il salario minimo d'ingresso, non un sussidio che viene dato a casa e viene regalato così, come carità, come l'elemosina, come chissà che cosa. E abbiamo distrutto il lavoro, abbiamo creato le grandi multinazionali che hanno investito e sono venute a comprare i nostri prodotti, il Made in Italy. Signori, ieri, la notizia di ieri è che il parmigiano reggiano non sarà più tale, è stato comprato dai francesi, diventerà parmigiano francese, anzi non più parmigiano, diventerà formaggio francese, perché a questo si arriverà, perché la multinazionale compra tutto. Signori, abbiamo visto che in Grecia gli alberghi, le strutture, i porti, lo diceva poc'anzi Roberto Menia, vengono comprati dalle multinazionali. La Germania ha comprato gli aeroporti della Grecia, sta succedendo anche in Italia, attenzione. I cinesi stanno comprando Genova, stanno comprando Ravenna, stanno comprando Gioia Tauro, probabilmente domani vorranno comprare l'autostrada siciliana e la compreranno a nulla per speculare in maniera finanziaria ed economica, e stanno comprando tutte le infrastrutture. E guardate, questo fenomeno succede anche con le spiagge. Signori, ma immagino che molti di voi abbiano già analizzato la famosa direttiva Bolkestein, che solo il nome dovremmo terrorizzarci. La direttiva Bolkestein prevede che se c'è un ragazzo, un uomo titolare di una concessione demaniale e che quindi ha nella sua terra, ha lavorato per una spiaggia, l'ha tenuta per sé, ha fatto un lido, ha fatto uno scalo d'alaggio, ha fatto una piccola impresa per riadattare le barche, ha fatto dei servizi, un campo da calcio, un campo da tennis, una pista ciclabile, non può più permettersi il lusso di avere la concessione per quell'area, perché quel pezzo di terra deve diventare, deve andare a bando con tutto il mondo, per una parola che si chiama liberalizzazione, perché si deve liberalizzare tutto in nome di una libera concorrenza che non si sa chi dovrebbe andare a favorire in questi termini. Pensate all'operatore che ha un lido a Caldera o ad Acqua Calda di Lipari o a Messina e si deve andare a confrontare con un investitore internazionale che viene qui con i suoi miliardi, fa l'offerta più vantaggiosa per prendere quel lido e dopo aver fatto questa offerta più vantaggiosa si prende la concessione per 30, 60 o 90 anni e ti assume come fattorino. Noi così diventiamo sudditi. Io non credo che questo noi vogliamo. Noi non siamo sudditi, noi siamo cittadini siciliani, siamo cittadini sardi, siamo cittadini europei. È questo che noi contrastiamo, e lo contrastiamo con il sovranismo, perché il sovranismo in questi termini, come diceva Melangela, è la risposta alla sudditanza europea, è la risposta a un'Europa assurda, all'Europa di che cosa? Delle quote tonno? Non credo. Le quote tonno che tagliano tutto il nostro prodotto, perché ci rendiamo conto che ci sono i mari che brulicano di pesce e invece i nostri pescatori non possono andare a pescare, perché viene ridotta mano a mano, perché le multinazionali prendono il pesce qui e lo vendono in Giappone per 1000 euro al chilo. Ecco perché ho fatto qualche piccolo esempio per andare a dire come un'Europa nella quale noi non ci possiamo ritrovare è un'Europa che non assolutamente affine al nostro modo di intendere, ai nostri valori, alle nostre tradizioni, di siciliani, di sardi, di abitanti delle isole minori. Faccio l'ultimo esempio e lo faccio in tema di immigrazione. Lo faccio con molto dolore perché, vi racconto una barzelletta giusto per stemperare, l'altro giorno è apparso un articolo sul Fatto Quotidiano, un articolo nel quale una sedicente turista chiamava un operatore di Lipari e diceva io vorrei venire a Lipari però in vacanza, però ho dei timori, perché gli avrebbe domandato l'operatore dice perché a Lipari ci sono i fascisti e io sono nera
E lì per ci sono i fascisti, che saremmo noi, io e altri amici, che siamo in consiglio comunale. E allora abbiamo risposto che ci dispiace che lei non voglia venire, che noi saremmo pur fascisti, però la nostra è una terra di rispetto, è una terra di cultura, è una terra di accoglienza, che per noi non conta il colore della pelle, per noi conta se si vuole lavorare o se non si vuole lavorare, se si vuole essere onesti o no, se si vuole fare famiglia o no, se si vuole dire io sono una persona che lavora e non una che delinque, e che da noi non c'è posto per usurai, per mafiosi, per gente che vuole fare intrallazzi. Per questa gente, nella nostra Sicilia, nella nostra Sardegna, posto non ce n'è, per il resto porte aperte per tutti. E noi siamo stati a Mineo, al Cara, siamo stati al CPA di Caltanissetta, in visita, dove le persone prendono la bicicletta e vanno per chilometri e chilometri a Caltagirone e tornano con una sedia, vanno a lavorare nei campi, e in tutta la zona circostante a Caltagirone e a Mineo le ragazze si prostituiscono per 20 euro, per 20 euro. E questa è l'accoglienza che noi riteniamo di dare. Questa non è accoglienza, questa è disumanità, questa è peggio dello sfruttamento, questa è mafia. E questo a noi non va bene, e certamente non è nel nostro modo di essere europei. Ecco perché comunque noi abbiamo rispettato le altre culture. Ecco perché io racconto, ho visto quest'estate a Lipari una signora che si faceva il bagno vestita con il figlio accanto. Mia figlia mi domandò: papà, perché quella signora si fa il bagno vestita? E allora ho risposto: perché fa parte della sua cultura e perché è una scelta sua. E noi quella cultura la rispettiamo, noi la loro. Eccoli i fascisti che ci sono a Lipari, ecco i fascisti che siamo, le persone che non hanno rispetto. E concludo dicendo che è stata una campagna elettorale eccezionale. Ci sono le ultime 48 ore per andare a chiedere le preferenze, per andare a contattare gli amici, i parenti, coloro i quali ci sono vicini. Io mi ero chiuso in una sanzione interiore, come la chiamo, cioè io non volevo candidarmi fin quando non sono stato chiamato da un gruppo di amici, qua ce n'è qualcuno presente, c'è Alessandro, c'è Roberto, c'è Mimmo, per la candidatura. Credo di avere dato quel poco di me stesso che era possibile ancora spendere. Non so se fossi meritevole di questa candidatura, rispetto anche a tante altre persone valide, eccezionali, militanti che esistono sui territori, però è una sorte che è dovuta toccare a me. Io spero di averla interpretata nel modo migliore, Melangela, di avere fatto un tentativo letterario di essere qui con tutti voi, speranzoso intanto che ci sia una grande ventata di destra, perché noi siamo di destra, di una destra reale, di una destra sovranista che guarda anche ai conservatori, ma sicuramente di una destra nella quale la fiamma brucia e brucia ancora dentro di noi in maniera precisa. Lo fa con un leader moderno europeo che è Giorgia Meloni, lo fa pronta eventualmente ad andare a governare, e quindi abbiamo rifondato in questo momento una grande aspettativa nel popolo italiano, la speranza di una destra moderna, europea, combattiva, combattente, militante. Ed ecco perché ho il grande orgoglio di concludere a Barcellona questa campagna elettorale. Per me significa tanto, significa fondamentalmente avere riconciliato per sempre delle anime che fanno parte di noi, di averlo fatto con Alessandro, con Mimmo, con Melangelo, con Tindoro e a fianco a Roberto Menia, che rappresenta la nostra storia, il nostro orgoglio, la nostra identità in un giorno come oggi, che è il 24 maggio. E scusate se concludo questo comizio dicendo che sono fiducioso in domani, anche in dopodomani, ma soprattutto nel domani, perché è un domani che in maniera indissolubile appartiene a noi. E il domani appartiene a noi. Grazie Barcellona, grazie amici, grazie ragazzi. E buon vento che soffi in Europa, partendo anche dal Lungano, verso le isole, verso tutta la Sicilia e verso tutta la Sardegna. Grazie.